una fiamma al giorno, energie del 21 di luglio. Scegliete la vostra variante, cristallo di rocca, ametista, celestite. Chiediamo ai nostri angeli che intervengano nella stesa per darci l'energia del 21 di luglio. Creazione di qualcosa di nuovo e comincia un nuovo progetto, molto molto fortunato, molto proficuo. Vediamo un po'. Ok, qua ci sta dicendo attenzione alle persone che vi circondano. Se per caso fa parte, appunto, in questa nuova situazione che si sta creando, fanno parte altre persone, attenzione alle persone, diciamo, più false, quelle che si mostrano in un modo, però in realtà sono, non sono positive. Ecco. Ci saranno delle emozioni estreme che dovranno essere equilibrate. Probabilmente in questa situazione di nascita di qualcosa di importante, l'intervento di persone magari non con un'energia, diciamo, onesta o positiva, creerà appunto delle situazioni un po' estreme che dovranno essere equilibrate. Quindi ci sarà una giornata, diciamo, in cui capirete tante cose e dovrete andare a creare il vostro equilibrio. Però alla fine di tutto troverete un'alleanza, persone con cui creare un'alleanza, una forza per poter portare avanti questo progetto. Ametista, l'inizio di una nuova via della vostra vita. Qua c'è qualcosa che comincia, anche qui c'è una nuova direzione che viene presa, quindi in un certo senso cercate di far andare avanti le energie nella stessa direzione, quindi non siate dispersivi. È un qualcosa che può riguardare la collettività, la vostra famiglia, i vostri amici, qualcosa che in un certo senso si allarga alle persone che vi stanno accanto e porterà, diciamo, una situazione di conclusione con delle situazioni in sospeso e porterà appunto a una conclusione piacevole, qualcosa che appunto trova compimento in maniera armonica e che, diciamo, investe un pochino anche altre persone, non è una cosa totalmente, diciamo, individuale. E appunto si apriranno nuove situazioni, nuove strade, queste nuove direzioni aprirà proprio anche qui dei portali, spalancano portali, portano compimento situazioni e nuovi inizi. Celestite, vediamo un po', sostegno dei mondi spirituali, vediamo un po' che giornata fortunata. Ok, sì, avrete il sostegno dei mondi spirituali per operare un cambiamento interiore che prima in un certo senso vi vedeva disperati, un po' frustrati, insomma, soli, in una situazione un po' negativa, ma avete il sostegno dei mondi spirituali proprio per operare un cambiamento efficace, effettivo e concreto. E in effetti c'è come se nella vostra vita si manifestasse nel buio di questa situazione appunto una luce che è proprio quella degli angeli, dei mondi spirituali, che opereranno un cambiamento anche nella vostra interiorità, proprio perché risolleveranno delle energie veramente scese abbastanza in basso. Quindi attenzione, e daranno l'avvio a qualcosa di concreto che viene a nascere da questa situazione, da questo aiuto, da questo cambiamento. Quindi creerete qualcosa di nuovo a partire da una situazione anche spiacevole.